Buonasera, speriamo che si vedano le immagini anche da lassù. Questa è l'immagine del corso di Amatrice prima del terremoto del 24 di agosto del 2016. Terremoto, sappiamo, attorno al 6 magnitudo momento. Questa è l'immagine. Ora, guardando questa immagine, credo che nessuno possa mettere in dubbio che quelle siano edifici sani, edifici con pochi difetti, non alti, qualche piccola cicatrice che sono questi capichiave, ma poi il resto mi sembra abbastanza sano. Ecco, questa è l'immagine, dallo stesso punto di vista, di Amatrice dopo il terremoto. Tenete presente che qui si è tolta un po', si sono tolte un po' di macerie per passare. Questo è l'edificio che ci dà il riferimento anche proprio del nostro punto di vista, è l'edificio della banca che poi crollò nel terremoto del 30 successivo, e questa è l'immagine del disfacimento totale. Tutto ciò che vediamo integro ed edificato, senza difetti, non ci sono gibbosità, non ci sono segni, ecco, lo rivediamo in questa maniera disfatto. Ecco, comincio a parlare, a usare un termine, disgregato. Sì, ogni elemento è a terra, poi vedremo meglio, ogni elemento è a terra, è ritornato quello che era, l'elemento lapideo, la malta che è sbriciolata, e tutto è senza forma, non c'è neanche un lacerto di muro intero. Ma la cosa particolare è che non c'è, forse si pensa perché è crollato dall'alto, si distrugge scendendo, cadendo, battendo, invece no, non c'è neanche lì all'attacco con il sedime. Ora, questo avveniva il 26. Il 26 di lo stesso giorno, vado un po' indietro, voi mi perdonerete, era alle 3.36, ecco, a Norcia, quasi stessa distanza, 13 km contro 9 dal punto epicentrale, quindi da Cumuli, a Norcia la gente scendeva impaurita in strada, aveva sentito forte questo terremoto, si sente forte, però a parte qualche calcinaccio che poi fu tolto, questa è la porta romana, le persone stavano fuori, non c'era neanche un danno. Nella stessa Basilica di San Benedetto non fu rilevato se non una lesioncina, nessun danno, se non una lesioncina sull'arco trionfale. E questa è Norcia dopo 8 terremoti, quindi il 24 di agosto, poi continua, ce n'è uno fortissimo praticamente che prelude a quello del 30 di ottobre di Norcia, sismogenetica, è lì sotto la faglia, e 8 terremoti, ce ne furono altri il 18 di gennaio. Quindi questa è l'immagine di Norcia dopo 8 terremoti, di cui uno 6 e 5, come sappiamo, e gli altri tutti sopra 5. Ma la cosa particolare è che questi sono gli 8, grandissimi. Voi sapete che un grado significa 1000 volte di energia maggiore. Ma la cosa che noi non mettiamo mai in conto è il fatto che ci siano stati oltre 100 da 4, 3, 4. E poi non mettiamo in conto che adesso si sono persi veramente i conteggi, che ce ne sono stati 120.000 da 2, 3, 120.000. Quindi c'è un vibratore che continua a scuotere queste fondamenta, continua adesso. L'altro giorno, un mese fa, a Muccia, vicino Macerata, ha fatto 4,6, poi 3,5, 3,5, 6 o 7 da 3,5. Dopodiché ho cominciato a contare e ne ho contate 600, 700 da 2. Quindi ancora non è terminato il terremoto, ma questa è Norcia, questa è Amatrice, il corso è assolutamente distrutta e Norcia è questa. Le persone sono rientrate, ci sono dei danni, sono state fatte le valutazioni, però queste attività hanno ripreso. Ma la cosa particolare, io sono andato il 31, l'1,
il duo ha fatto queste foto. La cosa particolare è che guardando queste immagini, quindi il disfacimento di Amatrice, queste immagini a Norcia, poi mi avvicino, vedo che le vetrine sono intatte dopo 7 terremoti, e però la cosa che vado a vedere è che questo muro in realtà era 70 cm di spessore. Allora mi domando, qui c'è qualcosa che sicuramente ingegneristicamente ha portato beneficio a questa resistenza, non potrebbe essere altro, al di là del fatto che poi ci sono fattori che sono legati alla geologia, all'esaltazione o non esaltazione, ma qui siamo sopra una faglia che produce 6,5 di magnitudo momento. Quindi questi 70 centimetri mi cominciano a far ricordare una cosa, che io nel 2011 feci un convegno con la sovrintendenza archivistica di Perugia, e che compiva 70 anni e che voleva celebrare questi 70 anni con un evento, il ricordo del terremoto di Norcia del 1859. Perché voglio ricordare questo? Perché era ricco di un archivio molto ricco e particolare, perché il terremoto avvenne nel 59, 859, e la ricostruzione avvenne dopo il 60. Quindi sotto lo Stato Pontificio il terremoto, dopo la ricostruzione sotto lo Stato Sabaudo. Quindi questa fu una cosa molto bella, molto ricca, perché fu la prima volta che lo Stato Pontificio e poi lo Stato Sabaudo diedero incarico di un regolamento, e gli effetti del regolamento sono quelli che stiamo vedendo ora. E a chi diede questo incarico? Questo dopo ritorneremo qui. L'incarico, e questo è per questo che sono qui, l'altra volta ne ho parlato ugualmente, ma ho l'obbligo e la cosa importante di divulgarlo anche per streaming, questo è Luigi Poletti, un vostro concittadino modenese, un grande ingegnere che era accreditato presso lo Stato Pontificio, presso il clero a Roma, dal 38 fece molte cose, adesso le vedremo, e a questo Luigi Poletti fu dato l'incarico di fare questo regolamento. Ora, la cosa particolare è, nello studiare questo fatto, è che era accreditato presso Mastai Ferretti, che era Pio IX, ma poi arrivarono i sabaudi militari e dissero: tu non vai via, tu sei capace, tu sei buono, tu sei un ingegnere capace. Non è che ci sono gli ingegneri di destra e di sinistra come nei terremoti italiani, no? Terremoti italiani ci sono, cambiano tutti, perché il terremoto del Friuli era un terremoto della Democrazia Cristiana, come anche quello dell'Irpinia, poi venne quello dell'Aquila, che fu un terremoto di destra, poi fu quello di sinistra, Umbria Marche, prima ancora Umbria Marche, ancora Emilia e ancora oggi in quest'altro dell'Italia centrale. Quindi diciamo che i personaggi cambiano i comitati tecnici, cambiano tutti. E quello invece no, fu preso e fu messo lì a fare un regolamento. Questa è l'immagine di Luigi Poletti da anziano, vedete, era nato, qui avete una via dedicata a Luigi Poletti, chissà quanti conoscano la sua storia, non so, ma ecco, questa è la sua storia. La cosa interessante, e faccio una sintesi delle cose che lui aveva fatto a Roma, aveva ricostruito il pronao della Basilica di San Paolo fuori le mura, che era stato distrutto da un incendio, aveva montato la colonna a Piazza Mignanelli vicino Piazza di Spagna e fatto il basamento, anche perché era un ingegnere e si sentiva anche molto architetto. Aveva ricostruito, e questo ne sai qualcosa tu, l'immagine del teatro di Rimini, anche qui il prospetto frontale che era andato distrutto, l'ha ricostruito lui. E poi la cosa che secondo me ha formato Luigi Poletti in termini di ricostruzione è stata il restauro delle mura aureliane. La parte superiore fu ricostruita e rimessa in ordine da Luigi Poletti, questa parte qui che è molto ancora ben solida e ben fatta. Ve lo ritrovo, non come dico sempre in una seduta spiritica, ma in un lavoro, me lo ritrovo a Todi, presso la Santa Maria della Consolazione, una chiesa che ha avuto problemi dal 500 in poi, da quando fu costruita, perché era costruita metà sul terreno
di riporto e metà sul terreno in situ. E attualmente ha circa 24 centimetri di spostamento. Allora lui fu chiamato appunto attorno al 38-40, anzi nel 49 fu chiamato, scusatemi, e fece questa sezione bellissima, non so come riuscì a farla, in cui si vede proprio quello che poi abbiamo ritrovato con le prospezioni geognostiche. Fece questa e trovò questo riporto, e si vede proprio la metà della chiesa, che è sul terreno conglomerato con matrice argillosa, e l'altro di riporto, e progettò questo muro che ancora troviamo lì, molto bello, solido. Quindi ha bloccato questa parte di terreno che era sicuramente quella inefficace. Bene, Luigi Poletti fa questo regolamento edilizio, ed è importante riportarlo, perché io a quel tempo feci un parallelismo tra le norme tecniche, no? del 2008 e il regolamento edilizio del 1860. Lui si rifà un pochino alle regole dei regolamenti borbonici, che erano anticipate rispetto già al Settecento, ma in ogni caso porta delle innovazioni. Intanto la prima cosa, molto ma molto moderna se vogliamo, ingegneristica, è che per fare, ricostruire un edificio c'era bisogno di un progetto. Un progetto che dovesse essere approvato da una commissione edilizia comunale. Commissione nella quale era presente un presidente ed un membro ingegnere architetto, che seguiva la ricostruzione, quindi la centralità del progetto, una ricostruzione controllata. Tant'è che dice che se la ricostruzione fosse stata fedele al progetto, si sarebbe demolito ciò che era in abuso o difforme, e nello stesso tempo poteva essere comminata una pena pecuniaria o il carcere. Ma la cosa in particolare è questa: un regolamento edilizio doveva essere quello che doveva essere seguito, ma la cosa particolare è questa: l'altezza della gronda non doveva superare 8,5 metri. Secondo, le orditure del tetto non dovevano essere parallele alla pendenza. Chi l'aveva insegnato? Non so. Ma la cosa particolare è che poi ha funzionato: questi sono tetti con capriate, le volte non dovevano essere ai piani superiori, non dovevano essere neanche costruite se non ai piani interrati o primo piano. Questo era quanto, in quanto le pensava spingenti. E poi la faccio corta: era proibito edificare in un pendio che non fosse solido e avesse terreni non adatti. Le fondazioni dovevano essere con la base orizzontale, i materiali da costruzione dovevano essere tali da poter essere affidabili, l'elemento lapideo non doveva essere tondo, le malte dovevano essere spente in una certa maniera, le finestre e le aperture sottostanti dovevano essere tutte in linea affinché si potesse poi affidare il resto della resistenza ai setti rimanenti. L'edificio doveva crescere tutto insieme, anche le murature interne, non addossarle successivamente alla costruzione del perimetro. Quindi era proprio una tessitura, era importante avere una tessitura muraria, che noi in qualche maniera nel tempo abbiamo un po' ignorato, tagliando, facendo brecce, eccetera, ma che comunque invece era la logica della tessitura poi dell'inerziale del sistema. Ecco, tutto questo l'ho voluto portare, le aperture delle strade, perché? Perché è importante in questa sede, come dissi un'altra volta, che sia mandato un messaggio che ha anticipato anche Andrea. Nessuno dirà mai quante persone ha salvato Luigi Poletti. È vero, dopo Luigi Poletti c'è stata la ricostruzione del 79, ancora un terremoto di Norcia che si chiamò Valnerina, la ricostruzione del 97 che fu appunto quella dell'Italia, delle Umbria Marche. È vero, furono attivate e attuate delle tecniche, però nessuno saprà quante persone aveva
salvato lui, ma vi ricordo che nell'ultimo terremoto, dopo tre terremoti spaventosi, quello del 30 di ottobre, a Norcia c'erano ancora dentro 1.000 persone. E mentre Amatrice ebbe alla prima scossa ebbe 260 morti, Norcia non ha avuto mai un morto, neanche uno. Quindi questo è un tributo che noi dobbiamo a Luigi Poletti, ai miei maestri, perché si pensa sempre all'ingegnere nel momento in cui sbaglia e lo si porta davanti ad un tribunale perché ha sbagliato, con colleghi che vanno lì e puntano il dito contro il rispetto, non rispetto delle norme alla quarta cifra decimale. Ecco, questa è invece l'immagine chiara della nostra professione. Ecco, io vorrei che questa fosse alla base di questo nostro incontro. Adesso inizio l'altra parte che ho preparato. Ed è questa, che poi un lancio anche al professor Savoia per poter entrare nel nostro dialogo, che, insomma, sul quale stiamo confrontandoci in tutta Italia in questo tour con Ingenio e con Andrea Dari. Allora, queste sono le immagini delle accelerazioni, sì, accelerazione orizzontale e accelerazione verticale di Norcia del 30 di ottobre. Quindi abbiamo detto 6.5 magnitudo momento. Questa è l'accelerazione orizzontale, sapete bene, l'accelerazione è in ordinate, in ascisse ci sono i tempi, poi vedremo quanti valori. Questa è quella verticale, emessa in contemporanea tra le due emesse in contemporanea. Ora, che cosa ho fatto con il mio gruppo di ricerca? Ho preso questi terremoti, li ho presi dall'INGV, li ho presi dal 76 in poi, dal Friuli in poi, ho preso queste funzioni e le ho sviluppate dilatando il tempo per andare a vedere che cosa succedeva in questo grafico delle accelerazioni. E questo è quanto. Il terremoto del 30 è durato circa 14 secondi. Questa è l'immagine di questi 14 secondi con l'accelerazione verticale e l'accelerazione orizzontale in sovrapposizione contemporanea. Io purtroppo meglio di questo non riesco a farvelo vedere, ma credo che da lassù non si veda. Si vede poco. Si intravede. Bene, di questi 14 secondi ho isolato un secondo e mezzo, e questo spero che vi dia un po' più di soddisfazione. Questo si vede meglio. Sì, un secondo e mezzo, è importante questo, perché questa è la sovrapposizione tra, chiamiamoli impulsi una volta, verticali ed orizzontali. I verticali sono quelli blu e gli orizzontali sono quelli rossi. Come vedete, è stato dilatato il tempo, come vedete questa non è più l'immagine che noi riceviamo da sempre, da quando eravamo bambini, di questi graffi, che è la prima immagine che ho fatto vedere su un accelerogramma, una grafica delle accelerazioni così compatta per cui si vede un andata e ritorno con i massimi. Qui si vede il terremoto, e il terremoto è un frattale, è l'immagine del caos. In un impulso che noi avremmo visto come un graffio, voi vedete che esiste una serie di singhiozzi, una serie di impulsi intermedi che non avremmo mai pensato. Quindi il concetto di impulso di andata e torno non è così come la pensiamo, come anche il fatto di vedere che, per esempio, c'è un momento in cui il terremoto ha un impulso verticale, e in contemporanea un impulso orizzontale. Quindi le due cose tra di loro sono assolutamente, come dire, in particolare in antitesi, nel senso che una parte diminuisce di peso e l'altra sottotaglia. Adesso vedremo gli effetti, che non vengono considerati molto, perché noi lo prendiamo come valore
da inserire in una elaborazione per poi trovare delle, come dire, delle modellazioni e dei risultati che devono essere confrontati con quelli di legge, giusti, perché il sistema è giusto, va così, ma qui parliamo di edifici esistenti. Quindi dividiamo i due mondi e cominciamo a parlare di edifici esistenti. Questo è il filmato di Pescara del Tronto, sono cose che non sono girate. Filmato di Pescara del Tronto dopo il 24 di agosto. Qui ci sono stati 47 morti dentro Pescara e lo guardiamo un po' insieme, ci facciamo l'idea del disfacimento totale. Quello che vedete è praticamente l'immagine di un franamento, non è l'immagine di una meccanica newtoniana o classica che si manifesta, è il franamento, è la disgregazione caotica del sistema. Assolutamente. Non possiamo dire ha vinto la Casa Bianca che sta lì su in alto e ha perso tutto il resto. Quello che voi vedete a sinistra, che sovrasta quella strada di entrata, è una frana di detriti, di macerie delle case, che viene da sopra. Ora, io ho avuto un incarico che mi ha segnato molto, e lo ho ancora, da parte della procura di Ascoli Piceno, perché vuole sapere se le case nelle quali c'è stato appunto il decesso di qualcuno poi erano state manomesse dall'uomo, se poi il crollo poteva essere stato causato anche da imperizia oppure azzardi o abusi, quello che vogliamo, sì, sì certo, se c'è stata una compartecipazione dell'uomo a queste distruzioni. Bene, questa cosa mi ha segnato molto. Perché? Perché ho capito che le nostre regole, da questo momento, avevo capito prima, però adesso, dopo tanti terremoti, nel 76 ero studente, ma ho partecipato dall'80 in poi, ho maturato altre convinzioni, che non è le rotture, non so come la pensiamo noi, ma al di là di questo, che chi viveva in quell'ambito è morto, chi viveva nel paese è morto. Perché non c'è più neanche l'identificazione urbanistica, non c'è una strada, non c'è un vicolo, non c'è nulla, perché tutto è crollato, 4 secondi dopo è crollato e la persona non ha avuto il tempo neanche di arrivare alla porta, e questo è avvenuto ad Amatrice, questo è avvenuto a Pescara del Tronto, e questo è avvenuto ad Arquata, è avvenuto ad Cumuli, è avvenuto a Castelluccio di Norcia. E come è avvenuto, poi lo vedremo, a Messina, all'Aquila, ad Avezzano, come è avvenuto nella storia, sempre la distruzione è avvenuta in questa maniera, non è avvenuta mai per schemi di rottura, non è avvenuta mai per gli schemi di rottura che noi vediamo e che andiamo ad analizzare con la meccanica classica, questa è la disgregazione. Io ho avuto la soddisfazione di far inserire, e c'è stata anche l'attenzione da parte di colleghi nel Comitato Tecnico Scientifico, nelle linee guida che adesso sono uscite quelle dell'Italia centrale, linee guida per gli interventi leggeri, e poi usciranno fra poco quelli pesanti. Ecco, questo fattore della disgregazione. Andiamo a vedere come sono le murature, come sono ridotte dopo una serie di accumuli e memorie del danno, le memorie dell'accaduto precedente, che lasciano il segno in un sistema in cui la plasticità, in cui la deformazione non è assolutamente assorbita, in cui non c'è assolutamente nessuna traccia di elasticità. Tutto ciò che noi vediamo è assolutamente plasticità e accumulo di energia che viene trasformata in calore, quindi deformazione permanente. In ambiente ciclico poi non se ne parla. Quindi questa è l'immagine di una disgregazione. Gli elementi sono ritornati, come dicevo all'inizio, singoli e franano. Le persone non sono arrivate, 3 ragazzi si stavano salutando dopo la discoteca sul portone, non sono stati investiti
da un cornicione sono stati coperti di macerie. Quindi il fenomeno è un fenomeno che non risente di momento flettente, di sforzo tagliante, è un fenomeno di franamento verticale. Vengono meno le strutture portanti, cosa che non è avvenuta a Norcia, poi vedremo perché, perché le strutture sono state rigenerate, sono riportate a struttura attraverso gli interventi precedenti. C'è stato un recupero dell'identità strutturale in Norcia, cosa che dovremmo fare noi, sulla quale dovremmo ragionare molto, perché se noi continuiamo a pensare che la nostra struttura sia quella che vediamo perché dietro l'intonaco non sappiamo che cosa c'è e quindi che resisterà altri 10 terremoti, abbiamo sbagliato. Perché l'unica struttura che sul corso di Norcia è caduta era l'unica struttura, e per fortuna non c'è stata, era vuota, era una struttura che nel 79 del 97 non aveva ricevuto contributi perché era sana, su una schiera di 200 metri. L'unica terra-cielo crollata era l'unica che non aveva ricevuto finanziamenti. Quindi dobbiamo cambiare un po' il modo di pensare. Questa è l'immagine appunto di qualcosa che frana verticalmente. Non c'è cosa differente, non ribalta, perché la disgregazione è tale che ne fa, purtroppo produce questi effetti. Ma se noi ritorniamo qui, vediamo un po', se noi ritorniamo qui e andiamo a vedere la sovrapposizione, a questo punto vediamo questa. Questa è, speriamo di poterla vedere. Beh, adesso vediamo se ce la facciamo. Ma grande. Allora, intanto non esiste solamente l'orizzontale nord-sud, ma esiste anche est-ovest, esiste anche zenith-nadir. Quindi esistono tre componenti. Chiaramente sono componenti, come dire, di proiezione sui piani che avevamo stabilito, ma questa è la sovrapposizione di un sisma dilatato che mai avevamo visto, e che vede quelli, i segni scuri, neri che risultano neri, sono l'accelerazione verticale, e gli altri due, di colore diverso, sono quelle orizzontali. Allora andiamo ad aggiungere un altro argomento e vediamo che l'immagine del nostro sisma è quella. Quindi quando arriva quel sisma, non possiamo pensare a qualcosa che sia governato da come dire, da un'oscillazione come la pensiamo noi. È esattamente uno shaker, non è esattamente quello che abbiamo sempre pensato, uno shaker, e che porta a 20 centimetri di movimento in salita e in discesa per il sisma verticale e a 20 centimetri circa in orizzontale. Questo è quanto, è uno shaker. E quindi nella composizione muraria vecchia, povera, che poi costituisce tutto il nostro patrimonio, che costituisce tutto il nostro patrimonio civile, storico, è questo. E in questa composizione noi andiamo ad accumulare il danno, e questa è l'immagine chiara. Ma se noi andiamo avanti. Questo è Armando Lucio Simonelli dell'Università di Studi del Sannio, gli ho detto: dammi per piacere queste due diapositive, le andiamo a vedere. E noi, pertanto, per chiarire un pochino le cose così semplicemente, ma in maniera molto semplice, lui è esperto e più bravo di me, questa è l'immagine. Questa è la esemplificazione. È l'esemplificazione delle onde sismiche. Arrivano le onde P, che sono quelle prime e seconde, le seconde. Perché prime e seconde? Perché le prime sono più veloci delle seconde, di circa il 40% di velocità in più, molto più veloci. E le prime sono onde, tutte e due, di volume, chiaramente. Le prime sono onde simili a quelle sonore, quindi camminano per compressione e decompressione lungo l'asse, lungo la direzione del cammino verso l'espansione dall'ipocentro in poi. L'altre no, le altre sono come la frusta, quindi sono perpendicolari all'asse di cammino. Queste sono le immagini. Ora, purtroppo, una è più veloce dell'altra, e la cosa particolare è che l'una
che è quella prima, quella di pressione, in realtà poi allontanandosi dall'ipocentro si verticalizza e quindi arrivano prima le onde verticali. E adesso vi faccio vedere, e poi arrivano quelle altre. In particolare poi se passiamo a sedimenti recenti, alluvionali, recenti, parlo dal punto di vista geologico, chiaramente, e quindi cambiamenti di inerzia delle parti tra alluvioni recenti e non le conche, l'Aquila, i sedimenti padani, eccetera, noi abbiamo questi esempi qui. Adesso vi faccio vedere l'esempio. Questo è il cerogramma dell'Emilia. Voi guardate le onde blu, le accelerazioni blu sono quelle verticali. Bene, il terremoto è ancora orizzontale, ancora non era cominciato. È stato solamente verticale, fino a che vedete poi prende forma anche l'altra gialla, no? Quindi il verticale è stato fortissimo. Allora, ci siamo tutti domandati, ma come mai cadono i capannoni? Ma i capannoni cadono perché il verticale è stato predominante, è perché i vincoli che non esistevano, quindi non c'era assolutamente contatto se non di appoggio semplice tra le travi e i pilastri, i vincoli in realtà hanno cominciato, le travi hanno cominciato a sobbalzare e sono uscite dalle sedi. Tant'è che la gran parte dei capannoni che sono crollati, io li faccio vedere, sono crollati non con i pilastri che esplodono verso l'esterno, ma implodono verso l'interno. Quindi non c'è questa immagine chiara di qualcosa, come ho pensato subito, che fosse dovuta all'allontanamento dei pilastri e quindi alla caduta degli impalcati interni. Non è così. Questa è l'immagine del terremoto, di ciò che è avvenuto. Ma se noi andiamo all'Aquila, uguale, stessa situazione, insomma c'è la conca aquilana, no, questa è l'Emilia, scusate, ecco l'Aquila. Guardate la parte iniziale del terremoto è sempre il blu e quella verticale, fondamentale la verticale in questo evolvere del sistema, no? In cui la parte verticale, e va sicuro che io ho vissuto, perché ero vicino Ascoli, l'ho vissuto per intero il terremoto il 24 di agosto, ero in vacanza, e proprio vicino, e l'ho sentito, e la parte iniziale, ragionandoci bene, è stata assolutamente verticale. Io pensavo che mia figlia avesse le convulsioni, vibrava sul letto e dico, oddio, sarà qualcosa, perché dormiva vicino a me, e invece no, poi è cominciato il resto e si è sentito quello che... Quindi arrivano prima le prime che si verticalizzano. Ma andiamo avanti. Allora, riguardando il discorso, questa è Amatrice all'origine, appena dopo il terremoto, 260 morti, Arcuata del Tronto, guardiamo un attimo, questa è la via di accesso, adesso non c'è più Arcuata, perché è stata rasa al suolo, questo è l'immediato dopo, quindi dobbiamo fare una distinzione tra l'esistente e il nuovo, io credo, perché se questo è l'immediato dopo un terremoto, beh, un'attenzione diversa. Questa è l'immediato dopo, Arcuata, Pescara era questa, aveva dei problemi di sedimentazione recente, una colluviazione che era, qui c'è una scarpata, un'incisione, ma al di là di questo ci sono 5-6 metri di colluviazione recente, geologicamente consolidata, quindi a tutti gli effetti, però ha avuto un effetto di risonanza nel contatto
dell'energia del sisma tra il passaggio dal substrato a questo strato di più recente. Allora, accumuli, questa è l'immagine, questa è il dopo, questa è il dopo. Come vedete, è chiaro che si dirà, ma queste sono condizioni per cui forse c'era già una disgregazione, una vetustà, però non possiamo abbandonare così, perché io vado a casa mia a Perugia e sono in una situazione praticamente forse anche simile, e però non mi faccio domande di dove sto, come non se lo facevano quelli che stavano nel corso che abbiamo visto, di dove vivo, perché quando arriverà il terremoto non farà sconti. Questo è Castelluccio, non c'è più questa perla, questa è la faglia del vettore, questa è Castelluccio, non c'è più, è stata rasa al suolo anche questa, questa è la cima dove c'è l'effetto sommità. E poi il passato, vado veloce, questo è Norcia nel 59, quando venne Luigi Poletti, quando fu chiamato Luigi Poletti, 101 morti fece quel terremoto, donne e bambini, perché arrivò all'ora di pranzo del 22 d'agosto e i maschi erano in giro a portare appunto il bestiame al pascolo. E questo è la chiesa di San Benedetto. Mamma sì, che San Benedetto, come vedete, tutta lesionata, che è stata poi in parte ricostruita, questa parte sopra è stata portata via da una tettoia, eccetera. Messina, ma io vorrei far vedere che queste sono le immagini di una disgregazione uguale a quella che noi incontriamo e che incontriamo nei nostri terremoti, che ho incontrato sempre durante la mia vita tra i terremoti dal 76 in poi. Questa è la Marsica, 30.000 morti a Vezzano. Questo è Sora, appunto, nella Marsica, il Belice. È la stessa identica immagine del nostro terremoto. Friuli, Irpinia. Ora, guardate, qui ho voluto mettere queste due immagini di Conso e di Arquata, praticamente sono la stessa cosa, no? Guardate, è identica. Ora, il principio qual è? Di riflessione, che dovrebbe essere un principio di dubbio, quindi evolutivo, perché il dubbio porta all'evoluzione, altrimenti ci sclerotizziamo dentro immagini particolari ma questa è l'immagine di Norcia 10 minuti dopo il terremoto del 30 di ottobre, 6.5. La Basilica di San Benedetto, San Francesco, il resto sono chiesine che stanno all'interno, ma quello che vedete, la polvere che vedete essersi elevata, è quella uniforme, è quella della frizione tra le murature, che poi sono state ritenute anche sane. Quindi quella è polvere di frizione tra le murature, quindi l'alterazione esiste, ma la particolarità di tutto questo è questo, è un altro effetto, ve l'ho detto, quello del sollevamento, non l'avevamo mai preso in considerazione. Allora, sollevamento, INGV, Carlo Doglioni, ci siamo sentiti, sì, io ho dei dubbi e questi sono i miei dubbi. E questa è l'immagine di un edificio che viene assolutamente tagliato, e vi porto adesso i risultati. Frazioni San Pellegrino, ringrazio Alessandro De Maria e Gianluca Fagotti che mi hanno dato queste immagini, e questa è l'immagine di San Pellegrino a Perugia. Questo è un taglio laddove cambia la sezione, quindi l'inerzia, nel momento in cui viene sollevato, quindi viene meno il peso, e l'altro taglia. Questo è taglio puro, questo è veramente taglio puro. Questa è ancora un'immagine identica di taglio di questo tipo. Ma anche il campanile di Norcia è stato tagliato così, dove cambia la sezione della cella campanaria e comincia della torre campanaria, i quattro pilastri della cella si alterano. Bene,
Andiamo avanti, molto semplice. Ecco, questi sono gli edifici industriali, vi dicevo, l'effetto verticale, no? Guardate questo qui, è particolare, si vede esattamente che è un'implosione verticale. Disgregazione muraria, questo è un muro del 400, 1400, 5 metri di spessore, è venuto giù adesso, dopo 100 terremoti. Ti domandi perché, era un terremoto diverso, non è vero. Terremoti poi arrivano da tutte le parti, non ve lo faccio vedere, ma questo è un terremoto, sì, che aveva una spinta, sì, d'accordo, ma questo è un terremoto di frana, questo sembra una conoide di frana. Questo è un terremoto di disgregazione pura, la muratura di 4 metri di spessore si è disgregata, non è ribaltata come la pensiamo noi, si è disgregata. Questa è l'immagine della chiesa, l'esterno della chiesa, dentro si vede la nicchia del San Francesco e questa è muratura disgregata. Questa è ancora muratura disgregata. Ancora, questa è ancora muratura. Si dice, poi una delle altre cose che escono fuori, ah ma questa è una muratura a sacco, come se fosse una cosa del demonio. Tutta l'Italia è fatta con quel principio del paramento esterno, parlo della muratura alla romana, quella di pietra, il paramento esterno, paramento interno, con muratura, con da cassero più o meno, con elementi lapidei che hanno una faccia piana e poi l'interno giusta posizione di elementi, eccetera. Patrizia, devo parlare di te, non te ne andare, ti faccio vedere una cosa prima che te ne vai. Meccanismi di collasso, è proprio questi, Patrizia Angeli, poi vi dirò perché. Questi sono i meccanismi di collasso, ecco, questi sono quelli che girano. Questi, la parte debole, come dico sempre nel Comitato Tecnico-Scientifico, è la parte della valutazione del danno lieve. Perché si fa danno in ragione della percentuale di lesioni su un metro quadro di superficie, poi magari dietro la muratura è in uno stato di precollasso come quella che vi dicevo che era sul corso, no? E che è crollata perché era stata ritenuta sana e ormai aveva raggiunto uno stato di accumulo del danno elevatissimo. Bene, questo edificio non crolla così, è difficilissimo, quando crolla così parliamo di elementi murari che hanno ancora una loro efficienza di monoliticità, di compattezza, di duttilità ancora da spendere. Ecco, questi sono elementi che possiamo ritenere in quel tipo di muratura, ma nella nostra non funzionano, non si è mai visto un tipo di rottura di questo genere, se non ai limiti di energie che sono molto più basse di quelle che stiamo vivendo o di strutture diverse da quelle che viviamo e che abbiamo visto rotte. Ma poi la cosa particolare, adesso perché ho chiamato Patrizia Angeli, che poi sarà nostro ospite e noi ospiti suoi, questo è un articolo che ha fatto Patrizia Angeli, Stefano Bandiera, Angelo Masi ed io su il libro della Pendragon, Sisma Emilia 2012, in cui abbiamo detto: ma perché non facciamo gli schemi di rottura? Bene, ognuno di noi deve fare un minimo di autocoscienza, perché è quello che abbiamo fatto, ma noi ci siamo resi conto, io perlomeno mi sono reso conto che questo, che è l'unico effetto che vedo di ribaltamento, intanto è una muratura diversa da quella che pensiamo e da quella che vediamo, che questo sistema di ribaltamento ha funzionato in questa maniera, ma poi in realtà ci abbiamo messo questo che è una disgregazione, non è un ribaltamento, questa è una caduta, quindi questo sistema... Patrizia, io faccio un'autocoscienza, ma dobbiamo in qualche maniera cioè, perlomeno riflettere, no? Questo è una disgregazione, non è che c'è qualcosa, a meno che non ci sia un puntone che martelli, allora capiamo la cosa, ma se crolla un pezzo di questo edificio, così vuol dire che si sta disgregando. Sì. Ma credo che si senta. Ah, bene. Allora. L'altra cosa è questa, disgregazione di questo tipo, se andiamo dietro, qui siamo arrivati ai limiti del collasso, andiamo dietro l'intonaco, vediamo che le parti vengono via così, quindi siamo arrivati ai limiti, qui non c'è più duttilità da recuperare, da inserire nelle nostre modellazioni, cioè, non c'è più, se già ci fosse stata prima, dopo N terremoti, ecco, queste sono le immagini dei nostri sismi che in realtà, dei nostri modelli che in realtà portano ad una, come si dice, ad un'elaborazione di
pensiero. Mi dici quanto manca? Ancora 5 minuti. 5 minuti, grazie, lui è molto gentile. Allora, e quindi allora parliamo un attimino, no? Non fa vedere una cosa, non mi ricordo più, vabbè, fa niente. Andiamo a riflessioni sulla duttilità, ecco, riflessioni sulla duttilità. Ma allora, la duttilità è qualcosa che è insita nella... è una, come dire, una proprietà fisica che noi studiamo solo nella metallurgia praticamente e nel calcestruzzo compatto, nuovo, eccetera. Mettiamo a trazione un tondo di ferro, vediamo se il tondo ha delle risorse proprie da poter concedere dopo la parte dello snervamento, poi lo vedremo meglio. E in ogni caso cos'è? È la capacità di un corpo, e la capacità di un corpo sottoposto a accelerazioni, nel caso sismiche chiaramente, di deformarsi plasticamente. Che cosa vuol dire plasticamente? Vuol dire senza elasticità, vuol dire con conservazione della deformazione o comunque ricordo della conservazione. È capacità di sopportare deformazioni plastiche nel dissipare energia trasferita alla struttura. Ora, qual è il discorso che noi facciamo? Qui ci siamo calcestruzzo, eccetera. Ecco, lo normalizziamo, qui vediamo che la parte elastica del calcestruzzo e quindi nei materiali lapidei, nelle murature non c'è, ma comunque lo normalizziamo. Qui vediamo la parte di snervamento. Ecco, ma cos'è la... Poi, alla fin fine, la duttilità è un rapporto, è un numero tra due numeri, cioè tra due deformazioni, un rapporto tra due deformazioni, cioè la deformazione di rottura contro la deformazione di inizio della plasticità. E quindi questo è un numero da poter usare, vuol dire che tu ce l'hai questo numero, ma la domanda che faccio è: ma questo numero quante volte lo vogliamo utilizzare? Quante volte si può riutilizzare? Perché se io vado dopo il terremoto di Norcia e vado a rifare la mia, come dire, la mia analisi, il terremoto di Norcia l'ha presi 8 adesso davanti a me, più quello del 77, del 79, 96, quindi ha presi tanti, però io potrei utilizzare sempre lo stesso numero. Questo è un qualcosa che va, secondo me, rivista in una logica di serena, no? Di serena valutazione anche del depauperamento della duttilità. Ma se questo è il sistema e noi andiamo adesso a parlare di un parente poi attenzione, la duttilità è un fattore che viene intercettato e preso ed utilizzato con un'unica prova, quella è la duttilità della prova. Ma quando diventa ciclica la seconda, se noi mettiamo un martinetto piatto al secondo carico, lo vedremo dopo, la deformazione rimane, carico e scarico, la deformazione rimane fin quando non aumenta ad un carico, ad uno scarico di, come dire, di tensioni che vengono date. Ma la duttilità è chiaramente produce calore, quindi è un effetto di, come dire, di cedimento di energie, è influenzata dalla temperatura, l'invecchiamento del materiale è chiaro che influenza la duttilità e quindi al contrario della fragilità. Ma se noi andiamo a fare un'analisi statica o un'analisi dinamica, noi diciamo che l'analisi lineare statica e l'analisi lineare dinamica poi possono essere effettuate in sostituzione delle non lineari pushover e delle non lineari statiche e dinamiche, va bene. Ma se come dice Braga, le analisi lineari sono meno affidabili di analisi, le non lineari sono meno affidabili di analisi lineari. Quali sono i motivi, dice? Per la complessità dell'impianto di calcolo, parlo delle non lineari, per la minore competenza nel loro uso da parte dei professionisti, è verissimo, questo è vero, sono più complicate, quindi si usano sempre le analisi statiche. E poi in particolare io sto parlando sempre della parte di costruito
esistente. E poi per la aleatorietà e la variabilità dei parametri utilizzati. Ecco, noi, e finisco questa parte, ma non ho finito tutto, devo bloccare, ma ho finito quasi tutto, il coefficiente Q dipende se gli edifici sono regolari in elevazione, vale 2 alfa U su alfa 1. Se gli edifici non sono regolari in elevazione, 1,5 alfa U alfa 1. Quindi, in assenza di più precise valutazioni, può essere assunto un rapporto alfa U su alfa 1 di 1,5. Lo moltiplico per 2, diventa 3. Lo moltiplico per 1,5, diventa 2,25. Questo è quanto io posso sempre usare 100 volte. Ma allora, senza entrare in altri discorsi, perché sarebbe lunga, ma poi un giorno magari ci vedremo, ma io quello che dico è che se andiamo al parente più giusto, che è l'isteresi, che non viene assolutamente considerata. L'isteresi è un fenomeno che viene usato molto nella medicina, nell'economia e nella metallurgia, nella meccanica, come l'effetto della fatica. Gli alberi motori, gli assi dei treni, tutto ciò che viene sottoposto ad alternanza, come la legge del fil di ferro quando voglio romperlo, ad alternanza delle sollecitazioni, quindi ad una fatica a seguito dell'alternanza che non segue più le regole della meccanica classica, anche lì in quel caso, dà luogo a collassi totali e assolutamente istantanei e fragili. Ecco, questa è qualcosa che l'isteresi tiene conto di che cosa? Che dipende, quindi tiene conto di valori che ha avuto in istanti precedenti, il fenomeno per cui di ereditarietà, per cui il valore istantaneo di una grandezza che è determinata da un'altra dipende non soltanto dal valore di questa, dello studio dell'istante, ma anche dai valori che essa ha avuto in istanti precedenti. Quindi il concetto è che se noi, e qui la faccio veloce, se noi andiamo in questa prova al martinetto piatto doppio, ci accorgiamo che c'è un'andata e un ritorno con un certo delta residuo, c'è un'andata e un ritorno con un altro delta di deformazione residua, andata e ritorno su un altro delta di deformazione residua. Quindi siamo in situazioni per cui, voi capite, non si può pensare a questi materiali che sono appunto le nostre murature. Io mi dovrò fermare qui, grazie. Siamo ad una percentuale infinitesima di quello che dovrei dire, ma comunque è questo l'essenziale. Vi ringrazio.